Dunque, io penso che ci sia un criterio di giudizio essenziale che deve essere valutato da ottobre, quando si andrà a votare per la riforma costituzionale. Se l'Italia dopo, con l'entrata in vigore di questa riforma, sarà meglio o peggio? La mia impressione è che sarà peggio. Ci sono dei gravi vizi del nostro sistema costituzionale che nessuno nega, anzi dovrebbero essere affrontate, il primo dei quali è la crisi del Parlamento, un Parlamento che sostanzialmente oggi è al servizio del governo, tutta l'attività legislativa è del governo, decreti legge, maxi emendamenti, imposizioni del governo sul Parlamento. Un buon riformatore dovrebbe in qualche modo rafforzare il Parlamento e ridurre il peso del governo. Questa riforma fa esattamente il contrario, in qualche modo accentua i poteri del Parlamento, del governo, e riduce a nulla il potere del Parlamento, passando da un bicameralismo perfetto a un bicameralismo confuso. Domani sarà più difficile fare le leggi parlamentari in Italia e avremo una verticalizzazione nelle mani del potere, nelle mani del governo, che non farà bene alla democrazia.